Hey coach, ben arrivati al vostro Android 51 su Inazuma Eleven 2. Torniamo ancora una volta su questo gioco perché c'è un'ultima cosa che vorrei fare. Dunque, stavo facendo le sfide e mi è venuto in mente che dovevo reclutare un altro personaggio, un ultimo personaggio, prima di poter lasciare completamente la serie sul canale. È un video che volevo fare da tempo. L'avrei fatto più in là veramente, però un ragazzo mi ha scritto come il recluto di Toshi Nakata su Inazuma Eleven 2 e allora ho dato una spinta finale a me stesso per far uscire questo video. Mi mancava da reclutare un bel po' di amici perché servono dei requisiti particolari. Prima cosa, iniziamo subito con la squadra a livello master. Quindi tutti quanti, o meglio, la maggior parte dal livello 60 in su, perché si arriva al livello master quando la squadra è a livello 60 o più e soprattutto ci vogliono 80 o più amici nel roster di amici. Io ne ho 81, quindi insomma sono a posto. Quindi una volta soddisfatti questi requisiti si inizia a cercare questo fantomatico di Toshi Nakata. Iniziamo partendo da Nara. Andiamo a Nara, dobbiamo andare al G-Mart di Nara che si trova qua sopra. Voi direte, che ci vuoi fare a G-Mart di Nara? Purtroppo è un po' strana la cosa, è molto complicato reclutare Nakata. Iniziamo dal G-Mart di Nara e parliamo con questo ragazzino. Ho visto una partita qualche tempo fa e uno dei giocatori era così bravo, non credevo ai miei occhi. Deve essere l'eroe leggendario di cui si sente tanto parlare. Vuoi dire che non ne hai mai sentito parlare? Ma dove vivi? Cosa? Vuoi sapere dove è andato? Tutto quello che so è che ora non è qui. Però mi aveva detto di essere a Nara per un viaggio di ricerca calcistica. Diceva che poi sarebbe andato in un posto freddo per entrare nel Jet Set internazionale. Che vita! C'è solo un posto freddo. Che poi ti lanci per il Jet Set internazionale, questo non lo so. Però c'è solo un posto freddo. Ovviamente è Hokkaido. E ad Hokkaido dobbiamo andare nella città. Ora, da qui dovrei passare il pontino, se non erro. Sì, pontino. E andare tutto quanto giù. C'è questo ragazzo. Ho appena visto questo ragazzo fare delle acrobazie davanti al negozio di sport. Che grande padronanza. Non c'è dubbio, è lui l'eroe leggendario. Ah, vuoi incontrarlo? Oh, penso abbia già lasciato Hokkaido. Sta viaggiando tutto il paese con l'intento di migliorare le sue abilità calcistiche. Ho sentito che la prossima meta da qualche parte a est. Almeno ho avuto un fotografo. Da qualche parte a est. La prossima meta è Tokyo. Dobbiamo andare alla stazione. In effetti la cosa è un po' strana. Uno potrebbe dire, ma cosa ci vai a fare alla stazione? Alla stazione dobbiamo parlare con Hidetoshi Nakata. Il problema è che appare randomicamente, ovvero in modo casuale, quindi non posso sapere quando apparirà. Devo fare entra e esci tante volte fino a quando non compare. Quindi facciamo così. Mappa. E rientriamo. Fino a che non compare. Ma eccolo, hey! Dopo pochi tentativi, meno male. Mi stavi cercando? Scusate ragazzi, ora sono occupato. Sono nel mezzo di un tour nazionale. Oh, dunque sai chi sono. Il problema è che sono io a non sapere chi tu sia. Ci si vede? È un po' scontroso. Ma cambierà presto idea. Sì che la cambierà. Bene, adesso bisogna andare a Kyoto. Mi sono scritto la scaletta, se no mi sarei sbagliato 100.000 volte. Andiamo a Kyoto, dobbiamo andare al G-Mart di Kyoto. In effetti è un po' strana la cosa, perché tu come fai a sapere dove devi andare? Non sei un veggente, quindi è molto difficile da reclutare come personaggio. Bisogna parlare con questo ragazzino qui. Ah, guarda il mio dribbling! Mi sono insegnato dal miglior calciatore di sempre. Deve essere quello che chiamano l'eroe leggendario, è davvero bravissimo. Era bravo e anche molto gentile. Adesso sono diventato uno dei suoi più fan affezionati. Vuoi sapere dov'è? È partito per un viaggio di ricerca calcistica. Diceva di voler andare in una grande e vivace città. Spero di imparare altro da lui un giorno. Una grande e vivace città, c'è solo un posto così. È vero, Osaka. Ora, qui c'è un altro ragazzino che apparirà random. E non è Hidetoshi Nakata, ma è un altro ragazzino maledetto che non vuole apparire mai.
Eccolo qua, è comparso. Anche abbastanza veloce è stata la cosa. Eccolo qui. Parliamoci. Oh oh oh, ho appena visto il più grande cacciatore del mondo. Sì, decisamente. Quella padronanza unica al mondo, deve essere lui, l'eroe leggendario. Vuoi incontrarlo? Sei sfortunato, se n'è andato. Continua il suo viaggio verso est alla ricerca di un simbolo di pace nel calcio o qualcosa del genere. Voglio diventare bravo come lui. È così, così, così bravo. Io sono più bravo però. Vuoi scommettere? Ora dobbiamo tornare a Tokyo. E dobbiamo andare alla stazione. Io mi chiedo cosa abbiano avuto in mente i programmatori quando hanno ideato questo sistema per reclutare Nagata. Non ha senso. Non ha senso proprio. Vediamo un po'. Oh, perfetto. La ragazza c'è. Questa non dovrebbe comparire in modo randomico, quindi possiamo andare subito tranquilli. Senti questa. Ho appena visto l'eroe leggendario in azione. Chiunque sarebbe onorato di averla a proprio fianco. L'è mancato per poco, era qui un minuto fa. Basta chiedere di un uomo di classe e voilà. Beh, a noi non serve chiedere, a noi basta prendere. Quindi, l'ultima cosa da fare è andare alla torre Inazuma. Eccola qua. Ma ci sarà Nagata? No che non c'è. Anche qui Nagata compare in modo random, quindi avanti e indietro dalla mappa finché non lo troviamo. Eccolo! È comparso, ci è voluto un po' ma alla fine è arrivato. Uno però potrebbe pensare, ma sta cercando un simbolo di pace. Vado direttamente alla torre Inazuma. Anche compare in modo random, prima o poi lo trovo. E no, devi parlare con la ragazza alla stazione di Tokyo, ma perché? Non ha senso. Ora, vi ricordate il livello 60 almeno la squadra e 80 amici? Se non abbiamo questi requisiti, possiamo stare qui anche 3 ore, ma Nagata non ci sfiderà mai. Non vi ho già visti da qualche parte? Come va? Vuoi che mi unisca a voi per formare la squadra migliore in assoluto? Sei di poche pretese. Essere migliore non significa solo vincere. Un giocatore che si allena solo per vincere finisce per farsi male col tempo. Mentre un giocatore che conosce se stesso può diventare migliore. E voi? Siete proprio i calciatori che sanno quello che fanno? Dimostratemelo. Bene, te la sei cercata. Ti faccio vedere io cosa significa competere con un professionista. Andiamo! Nagata è intorno al livello 80. Non so che livello è però quando si recluta. Rubiamo palla agli avversari. Sono partito maluccio, sono partito a dire il vero, Proviamoci però. Mai nella vita. Oh, ma ho i giocatori scarichi? Com'è sta cosa? Diga di roccia a Nagata? Ti supero? Penso che... O meglio... Dicono che sia all'80. Questa sarebbe la seconda volta che lo recluto, quindi non mi ricordo proprio a che livello sia. Se non sbaglio, 3 sfide dobbiamo fare contro di lui. Fango senza subirne. Ma questo è facile. Molto facile. Guarda un po'. Tormenta di fuoco, livello 5. Però devo ricaricare i giocatori. E gol! Andiamo con Tormenta di Fuoco. Sì, Tormenta di Fuoco. Vediamo un po'. Amico, ma che fai? Perché ti rovini le mani in quel modo? No, passa. Grande. Andiamo ancora con la Tormenta. Poi al limite lo ricarico, Axel. Super barriera, arrivato mo. Non ce la fai. E eccotelo qua. Tormenta di fuoco. Woohoo! A posto così, Nagata? E così siete riusciti a battermi. Adesso capisco finalmente quanto sei appassionato di calcio e quanto lo prendi sul serio. La cosa che mi sorprende di più è come riuscite a focalizzarvi davvero sui punti da migliorare. E come se non bastasse, avete anche una grande fiducia nelle vostre capacità. Volete diventare la migliore squadra di tutti i tempi? Beh, avete chi avrete da imparare da un'esperienza del genere? Ok, mi unirò a voi. Forza, saremo migliori in campo. Il bello comincia solo adesso. Ah, che bello.
livello 50. Ma contro di noi mi sa che stava oltre l'80. Quindi Cuggi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Inazuma Eleven. Io come sempre spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo ancora una volta, lunedì alle 5 sul canale Inazuma Eleven Go. In descrizione il link per Twitter e per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!